Ciao a tutti ragazzi, io sono Arturino, co come sempre. Sto giocando a questo mondo di Minecraft Survival, che sarà il mio mondo. Allora, qui cominciamo subito a prendere del legno. Sì, che bello! Prendiamo questo legno. Io con lui, cioè ieri mi ha bloccato e non ci parliamo più. Però forse mi sblocca, forse. Questa cosa non la sappiamo. Ma forse c'è una piccola speranza che mi sblocca. Serie mia, fin quando non finisco il gioco legit, però legit, senza nessuna hack creativa, niente. 52 assi di betulla. Allora, facciamo subito una crafting table. Allora, grazie. Dobbiamo trovare un posto dove cominciare a fare la questa casa, perché io non voglio andare a vivere sotto la terra di notte. Quindi devo cominciare a fare una casa, almeno un posto dove vivere per un giorno. E basta. Allora, proviamo a trovare la pianura. Vista, direi. Qui c'è una casa piccola, che non grande. Così lo facciamo. Andate questa foglia. No, ragazzi, se voi vi dispiacete che sì, non tornare, scrivetemelo nei commenti e lo convincerò a tornare, forse. Cioè, si è incazzato ieri proprio con me un sacco. Ora devo affrontare questo annuncio un po' triste che non è. Però noi siamo speranzosi, sì ragazzi, siamo speranzosi. Allora, dobbiamo farci delle porte. Ecco la porta. Sì, ragazzi, noi siamo speranzosi che torni. Io ci ho fatto anche dei video con lui. Ieri è uscito un video io con lui che facevo un casino della Madonna. Ma io non farei il video. Poi dobbiamo anche trovare. Farci un letto, dobbiamo farlo. Se mi finisce il legno, qui io lo prendo da altri alberi che danno fastidio. Ok ragazzi, prendiamo sto legno, ci costruiamo la casa. Ragazzi, avete visto che sono migliorato nei video? Parlo più bene. Poi metto alla fine un outro bella. Sono migliorata. Ma dovete ringraziare Binksy per questa cosa. Perciò Binksy è un mio amico. Binksy ha cose buone. Anche che ci siamo simpatici. Ma quando ci litighiamo succede sempre così. Sempre, è successo tipo 3 volte in tutto il nostro rapporto di 5 anni, cioè. Un po' triste questa cosa, però vabbè, e anche se non tornerai nei film
a lui. Poi se mi faccio altri amici youtuber, lo faccio sapere. Fastidio. Okay, ho fatto la casa per un giorno. Io mi farei subito una spada. Ci dei bastoncini. Io mi farei subito una spada e un piccone in legno. Piantiamo sti alberi tipo qui, no, prima cosa andrei ad ammazzare della pecora perché serve cosa, lana. Serve lana, qui ci sono delle zucche. Lì c'è il villaggio più vicino, ma non ci andiamo. Un pollo, meglio. Ok ragazzi, io per questo episodio vorrei prima farmi il letto, poi andare in caverna a prendere qualcosa. Boh, poi vedremo se ci saranno delle situazioni che sarò in pericolo, uscirò dal mondo, che non posso mettere né creativa né niente. Quindi, uscire dal mondo non è accettare. Esci dal mondo. Allora, no, qui non c'è niente. Ma non ci sono pecore qui. Adesso non ci sono pecore, mi arrabbio. Allora, io vado qui, saltello un pochino. Ho visto. Che saltello. Se vedo una pecora l'ammazzo. Se mi do la lana e la carne. Che ci serve? Allora. Non c'è niente. Ci sono degli scudi, ma non ci pensavo. Ragazzi, ci sono già due di pesce. Allora. Dovrei trovare qualcosa. Io ho delle pecore. Mi servirebbero delle pecore. Ma se non ci sono mi arrabbio. Un lupo! Ma non c'ho niente come per addomesticarlo. No, c'è un branco di lupi. C'è un branco di lupi, devo ricordarlo. Forse avevo una volta ne addomesticherò uno. Forse. Se non mi sposto via, ne addomesticherò uno. Ma dobbiamo allontanarci troppo dall'accampamento, però se non c'è niente, cioè siamo costretti, se non c'è niente. Potremmo già farci il letto. Poi ne prendiamo un'altra per andare a mangiare. Ragazzi, okay. Poi devo andare solo a sud e basta. Basta il pesce. E che parkour che ho fatto. Che master parkour. E sta arrivando già notte, quindi devo sbrigarmi. Devo sbrigarmi, vedo la mia casa.
Ecco, ci siamo arrivati, fa però un po' di tempo. Allora faccio un giletto. E dormiamo. Allora. Buongiorno. Allora, cosa potrei fare? Beh, di certo. Non riesco a lasciare degli alberi, tipo questo che è, no, questo che dà fastidio. Allora ragazzi, parliamo un po' di musi. Ieri ho dato un po' di fastidio perché volevo registrare un altro video con lui. Non volevo, quindi vengo fuori. È bello. Molto bello. Possiamo dire, ma non è vero che è bello, io scherzo così, sono proprio un boomer. Io ho scavato del legno, ma ce l'avevo. Non so mai il legno. Ragazzi, ve lo ripeto, se vi dispiace di Minxy, scrivete. Ok, lo faccio ritornare. Allora, mi posso dispiacere che ieri nel video di Roblox non si sentiva una mazza. Mi dispiace che non si sentiva una mazza, però non lo sapevo. Io sentivo bene la mia voce. Ah. Io mi stavo, ok. E io ho sbagliato a fare il tetto, vabbè, lo buttiamo. Ma io mi faccio una ascia. Quasi quasi mi faccio una ascia. Mi serve ancora legno. Non spacchiamo quell'albero che dava ancora un fastidio qui. Piccolo. Diventerà più bello, per dire bello. Adesso faccio uno strascio. Qui.
mi vedete che sono scarso su Minecraft, ciao, avete ragione, faccio schifo. Ora già lo sapete questo. Avete visto il mio video, no? Se no, ve lo dico. Faccio un po' schifo. Però posso migliorare. Allora, è un momento perfetto per andare in miniera. Io la farei qui la miniera. Non faccio così. Del carbone. Non aspetta cosa, ma io la vado a trovare la miniera. Tanto mi ricordo che sono vicino. Mi ricordo, ma non è vicino, è tipo in Cina, a 2000 blocchi da me. C'era l'acqua. Allora, ragazzi. Aspetta, ma funziona questo? Aspetta. Funziona qualcosa che tipo... Questa è una miniera sott'acqua, cioè subacquea. Missione compiuta, andare in caverna. Missione compiuta. Uiii, corona, alla moneta. Oh, aspetta, la
quasi sto là. Qui corro. Scappo, corro via. Allora, la casa, eccola la casa. La nostra casuccia. Dove faccio una cassa? Mettere tutto dentro. È tipo un cassetto. Mettiamo questo, un po' di pietra, questo salmone. La terra la butto, la terra. Ah, sì, inquiniamo il mare. Scherzo, non inquinate mai il mare, che è cattivo, ma su Minecraft non è vita reale, quindi si può. Però nella vita reale non inquinate mai perché fa male all'ambiente e a tutto. Mi raccomando, se inquinate vengo a casa vostra e vi sculaccio. Scherzo. Praticamente scherzo, però non inquinate. Fidatevi di me. È meglio non inquinare e trovare un cestino per strada e buttarlo lì o per terra, ok? Allora, io vi saluterei, ragazzi. Ciao!